1492. Bravo! Allora, Viaggio Izzo nella scoperta dell'America, raccontaci com'è andata la scoperta dell'America. Allora, bravo Biagio! Grazie. Raccontaci com'è andata. Allora, dovete sapere, signore, che tanti, tantissimi, tantissimi anni fa, nel 1492, era appena nato Francesco Paolo Antonio. Ma non riesco a farla seduta. E falla in piedi. Ah, perché è, perché è una cosa importante. L'America era tutta coperta. Era? Coperta. Era tutta coperta. La scoperta. E tutti soffrivano il caldo. Era anche il mese di agosto, faceva molto caldo. Erano ammassati uno contro l'altro. Non riuscivano neanche a respirare, e infatti l'orologio segnava l'orario che è il mezzogiorno, quando il sole proprio già stavano male, sì. E non sapevano come fare. Ma c'è un valoroso uomo chiamato Cristoforo Colombo, a Napoli Palumbo, un po' raffreddato in quel periodo, si era appena ripreso da una brutta influenza, disse: io li scoprirò, io andrò a scoprirli e li farò respirare. Ma non aveva soldi, non aveva mezzi. Come fare? Come farò? Disse Cristoforo Colombo. E allora andò a bussare a casa della regina Elisabetta. Come la regina Elisabetta? Isabella. E continuò a bussare. Ci fanno la verissima per nessuno. Sto bussando da me da mezz'ora. Regina! Allora cominciò e talmente che bussò, svegliò il figlio della regina. La regina dice: Colombo, hai visto che hai combinato? E ha messo 3 ore, fa dormendo un bambino, entra da mamma, 3 ore, poi fa dormire, tu, e fatti sveglio un bambino, Colombo, ma ti rendi conto, no? Che sei venuto a fare? Una domanda. Che sei venuto a fare? Perdonami, questa è la regina, questa la è la regina, così parlava la regina. Sì. Prego. Che sei venuto a fare? E ti chiedo scusa, ho avuto l'acqua cassata, a me l'acqua cassata. Ma che figure! Mi chiappa avanza e mi fa fare queste cose. E scusate, sono perché ti dico la pena che sono appena ripreso. È la medicina che ho preso che mi fa venire i ruttini. Allora, cioè, regina, io so che stanno soffrendo, devo andare a scoprire l'America. Ma chi stai scemi? Arrivò il marito della regina. Isabella! Bello! Scendi! Vieni, è tardi! Andiamo al ristorante! Si appoggiare di... Aspetta! Michele! Si chiamava Michele. Michele, aspetta, Cristoforo Colombo. Che è venuto a fare questo là? Che stai facendo? Un uomo in casa? No, non lo so. Ma svegliato pure un creatura, aspetta un attimo. Colombo, fa presto che mio marito per andare al ristorante a mangiare. Dice, che vuoi? Regina, io voglio 3 caravelle. E sto bucaccio là, sto, prende 3 caravelle. No, caravelle, voglio le 3 caravelle. Io devo navigare, devo andare a scoprire la mare, vi dimostrerò che il mondo è una palla. Il mondo è una palla. No, è rotondo, ma chi stai scegli? Chi sta buono caca? Ma che animale è sto qua? L'elefante. C'ho pure nei giardini, c'è morto il cane, abbiamo messo un elefante, perché qua vengono i ladri e quell'elefante fa lo strillo e quello se ne scappa. Il marito è Isabella! Ci vogliamo andare giù di ristorante! Io la stamattina a lavorare ho mangiato un panino! E vabbè! E Mozzi se ne andò, vado solo, vabbè, allora se ne andò. Allora la regista, Cristoforo, vabbè, vuoi le caravelle, vabbè, io va a baciare giù al porto, stanno le caravelle, scegli quelle che vuoi e vai. Lui andò giù al porto, Cristoforo Colombo, ci scese la Nina, la Pinta e la Santa Maria, e così finalmente fece partirono da Porto Palo tutti quanti, una in fila nata, cominciarono La guardia costiera, fuori al porto. Bello! Bravo! Dove andate? Bello! Se no, guardia costiera, togliendo, dobbiamo andare a scoprire l'America. Va bene, vabbè, usce l'America, cammini. No, veramente, la patente. Ma quella patente ancora, siamo nel 1400, non ancora devono inventare la patente.
Sei il marito della regina che non trova il ristorante, la sta giusto, ma dall'altra parte no, non c'è. Comunque, per cercare di andare a mangiare, finalmente partire Cristoforo Colombo e tra mille peripezie, tempeste, venti, una nave, e allora c'era Salvatore sull'albero maestro che guardava e fece terra, terra, e Colombo la batte. C'è Colombo, vabbè, ma perché? C'è il mozzo di mare. Ma Colombo, perché l'avete abbattuto? Noi siamo ancora a Ischia, siamo fuori da 60 chili, ma chi te c'è? C'è Carmine, vai tu sulla pelle, ma dici no, voi mi sparate pure a me, non ti preoccupare, tu quando vedi terra devi dire terra, terra, ecco la terra. Come venti, piogge, lui su maletieva, io già stavo bene, ma sto peggiorando, mamma mia. Comunque a un certo punto dall'albero maestro, terra, terra, e sentirono bussare alla porta, e dalla cabina di Cristoforo Colombo, del comandante, andò ad aprire Colombo e c'è la regina, ha già voluto venire pure. È pure un bambino mi sto portando, perché voglio vedere proprio se tu scoprisci l'America, vogliamo proprio vedere se la scoprisci. Sono contento che state qua. Scesero le scialuppe e piano piano si avvicinarono alla terra. A un certo punto il telefono, scusa, marito della regina, state attimo la regina. Sì. Sì, sta qua, me la passo. Dimmi Michele, che c'è? Sto con Colombo, andate a scoprire l'America. Ma vengo sabato a casa, va bene? Vabbè, lo aspetto. Arrivano le scialuppe. Arrivano. Arrivarono sulla spiaggia e scesero. E Colombo gli viene una tachicardia. Disse, sono emozionato. Finalmente il mio sogno si apre. Mi chiedo scusa, ma è l'emozione. A me così mi prende. Stava male. E finalmente era lì. Si guardava intorno. Ed erano tutti coperti. Chiamò a Salvatore, il suo marinaio, Salvatore, tu alzi di là, io alzo di qua, uno, due, tre, via, e scoprì finalmente l'America. E tu disse, e beh, alzate a scoperti l'America.